chiamo Anna, ho 36 anni e vengo da Casoria. Il mio problema nasce un po' dall'adolescenza, quando si è accentuata la forma del naso con la deviazione del setto nasale. Avevo sia problemi respiratori che anche proprio di estetica, però non ho mai pensato di fare il naso perché avevo paura dell'intervento, quindi ho sempre accantonato l'idea. Il problema che aveva Anna era un problema respiratorio, essenzialmente. In special modo aveva un setto deviato, aveva un setto lussato verso la sinistra e quindi una viscera attualmente occlusa, non riusciva a passare l'aria. Poi ho sentito di questa nuova tecnica del professor Smeraglia e ho iniziato a seguirlo tramite i social, sia Facebook che Instagram. Vedevo le sue dirette, vedevo le persone che dicevano che non avevano dolore, che il post-operatorio era molto tranquillo e quindi ho prenotato una visita di conoscenza. Sappiamo che il setto è posto al centro e quindi deve in quella posizione consentire il passaggio di aria dai due lati. Quando il setto invece è dislocato o è spostato per motivi genetici, quindi congeni oppure per traumatismi, vai sempre dell'infanzia, il setto spostandosi da un lato impedisce il deflusso di aria, quindi in quella radice. Per cui occorre correggere posizione e andarlo a posizionare al centro. Ho preso appuntamento con Davide, l'assistente del dottor Smeraglia, persona gentilissima che ti assiste in tutto, in qualsiasi cosa. E mi ha convinto maggiormente spiegandomi un po' come sarebbe stato l'iter operatorio. Io abbiamo anche voluto migliorare l'estetica. Il naso di Anna era un po' grandicello, era un po' cadente, era una punta scesa e quindi nelle foto certamente non era gradevole. Per cui ha preso coraggio dopo tanti anni e ha fatto questo salto. Il dolore, cioè, confermo, è inesistente. Dopo l'operazione, dopo manco mezz'ora sono andata via. Prima, ma anche il semplice fatto di fare una fotografia, prima evitavo proprio le macchine fotografiche, oggi non vedo l'ora di fare molte foto. La bellezza è un concetto astratto, è difficile fare bellezza, è facile operare, è facile fare tecniche, chiunque può fare più o meno come l'ingegnere la tecnica, ma creare il bello è difficile. Il bello è una sensazione, è un fatto di millimetri, è un fatto di armonia, è un fatto di rapportare, proporzionare gli occhi, il naso e la bocca.